noi che dobbiamo essere più tutelati. Rambo, vera regola, stiamo per strada, ti fanno uscire alle 8, 7 e mezza la mattina e rientrare la sera. Tutto il giorno siamo per strada e ancora non c'è stata una tutela, niente. Ma mascherine, guanti? Niente, non abbiamo niente, c'ho questo solamente. Nessuno ve la portate? No. La comunità di Sant'Egidio, per cercare di aiutare in questo momento difficile per la paura del diffondersi del coronavirus, ha aperto la chiesa di San Callisto per cercare di dare una casa almeno per diverse ore dal pomeriggio fino alla mattina a chi una casa purtroppo non ce l'ha. Noi abbiamo aperto la chiesa in realtà per l'emergenza freddo, abbiamo aperto il 31 dicembre, ma in realtà poi dopo questa epidemia di coronavirus abbiamo fatto in modo che sempre più questa chiesa sia la casa dei senza dimora, visto che bisogna stare a casa. E giustamente, come è a disposizione del governo, invece non hanno dove stare. Ti è cambiato qualcosa con il coronavirus? È complicato adesso? È complicato la mattina e la sera. Con la paura non sta più sicuro. No, paura no, perché non la voglio creare il panico. Capisci, perché sennò diventa una tragedia. Però, certo, è drammatico, sono preoccupato. Quindi prendo le prevenzioni, durante la mascherina, non stare a contatto quello che vuoi perché stiamo per strada. Quando tu senti tutti dire state a casa, cosa pensi? Tu un po' stancito vai a casa. Io dico ok, io ho casa non c'è. E questo è il brutto, capito? Questo è il brutto. Sai se qualcuno l'hanno buttato? Sì, no, l'ho buttato e denunciato. La stazione da sede, vengono a prendere disperati. L'hanno denunciato perché non stavano a casa? Esatto, ma c'era a casa, torna all'emergenza freddo. Di che te parlo?